Ciao amiche ed amici, qui il vostro Mister D della meditazione, il vostro Santen Chan. Infatti mi sono voluto mettere tutti gli Japamala, cioè i rosari buddisti o indù che ciò, e anche le collanine della Kimbanda. Quindi sto al completo. Faccio questo video dopo tanto tempo, dopo che già ho pubblicato un altro dopo 19 giorni dalla quarantena, perché da tempo che vi volevo fare vedere una cosa che ho dietro le spalle e in uno stanzino. Quindi, dopo dirvi ciò che dicono tutti gli YouTuber professionali che si rispettano, iscrivetevi al mio canale, azionate la campanella, date like a questo video e commentatelo o dislike se non vi è piaciuto. Passiamo al tema del giorno, se si può parlare di un tema del giorno, perché io è da quando è iniziata la quarantena che sono un po' svogliato, mi sono messo a leggere. D'altra parte, ditemi un po' voi se non devo leggere. Guardate qua, guardate quanti libri che ho, addirittura negli scaffali in basso. Lo vedete, la vedete questa libreria? Ebbene, anche le altre librerie sono piene di libri, logicamente, anche in basso, non solo in alto. Quindi durante la mia vita ho letto abbastanza, anche se non ho riempito una stanza e non è mai abbastanza quello che si legge. Guardiamo qua, per esempio, voi che vi credete di trovare qua e voi che vi credete di trovare qua e trovate libri, trovate libri, trovate libri, librini, libricini, opuscoli, libri, 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 libri. Insomma, io c'ho un po' più o meno lo stesso indice di gradimento per la lettura che Mario Circello. Io e Mario Circello ce la intendiamo. Guardate, soprattutto qua, libri della Mediterranea sul buddismo zen, rituale di alta magia. C'ho molti libri sulla meditazione, la spiritualità, la religiosità, anche se poi sono ateo. Non so perché leggo di religioni. E poi sopra c'ho i mammut della Newton Compton, che sono Pirandello, Teatro Greco, De Sade, García Lorca. E lì giace. Gli giace la mia che gli ho comprato le batterie che costano care, la mia Novag Aquamarine Premium. Eccola qua, Novag Aquamarine Premium. In un altro video vi farò vedere come funziona, ma mi raccomando, come vi ho detto nel video precedente, soltanto se voi, per favore, diffonderete questo video in modo che ottenga tantissime visualizzazioni. Ma adesso passiamo, ecco, lasciamo la mia Novag Aquamarine Premium scacchiera del 96, che c'ha 200 KB. Dopo vi darò i dati quando ne parlo. 200 KB di memoria RAM e 200 KB di memoria ROM, e funzionava con un microprocessore di 7 MHz. Immaginatevi voi che forza che c'aveva, che c'ha, eppure a volte mi vince questa scacchiera ai livelli più alti, capito? C'ha molte modalità di gioco, ogni colonna della scacchiera ne ha 8 e una modalità distinta di gioco, e più vai in alto, per esempio G8, e più la difficoltà è la massima. Quindi nella linea degli 8 la difficoltà è la massima. Ma adesso vediamo il tema del giorno. Ecco qua il tema del giorno, così non facciamo un video troppo largo, anche se va a venire molto largo lo stesso. Mi raccomando, condividetelo. Come potrete vedere, ecco qua il mio altarino. Perché ho abbassato il cellulare? Beh, perché come prima cosa vi voglio fare vedere la mia bandiera tibetana. Vediamo se la riesco a inquadrare. Ecco qua la mia bandiera tibetana.
Me l'ha regalata questa bandiera un monaco buddista tibetano che me l'ha mandato dall'India, perché purtroppo il mio lama tibetano che ci insegnava a Roma nell'istituto Samanta Badra, Gesse Sonan Chanchub, che quando il Samanta Badra stava nella circonvallazione Gianni Colenze al numero 100, è morto. Poi hanno cambiato sede. Io non sono più andato perché ci sono andato anni nella seconda metà degli anni 90 o nella prima metà degli anni 90, non mi ricordo. Ecco, allora vediamo qua i due dragoni. Si vede poco perché è buio, è mattina presto. Mi sveglio alle 8 ultimamente. Anzi, adesso non sono le 8, è prima. Poi abbiamo, credo, Vajradhara, una divinità indù, insomma, sono intercambiabili. San Giorgio con la bandierina italiana, vedete? Qua abbiamo un totem che io credo nordamericano, ma potrebbe pure essere africano, chi lo sa, perché. Qua abbiamo il patois cinese, lo vedete? Ecco, qua abbiamo Bari Buddha. I Buddha dell'abbondanza, sono, diciamo, un qualche cosa di cinese e non dovrebbero stare in un altare di culto, perché sono considerati Buddha mondani, ma io appunto non sono un religioso. Questo invece non è un Buddha dell'abbondanza, questo lo è, questo no, e questo è un angelo che uno dice: ma che ci sta a fare un angelo? Che ne so, me l'ha regalato mia madre e ci sta per quella ragione. Qua gli scarabei, qua un braccialetto con l'Om Mani Padme Hum, l'altro dragone, una scatola con un rosario tibetano dentro, che non face specie mostrarlo. Sì, ve lo faccio vedere per quello che si potrà vedere. Ecco il rosario, che in pratica è piccolino, ecco, non mi va di levarlo fuori, poi chi lo rimette dentro. Poi c'è un Tao, come vedete, un Yin Yang, un Tai Chi, meglio detto, perché noi lo chiamiamo Yin Yang, ma quello è Tai Chi, il principio unificato di Yin Yang. E come vedete, il rosarino piccolo a grani piccolini, una catenella di ferro. Qua c'ho il simbolo del Kala Chakra, dello yoga di Kala Chakra, che sono delle lettere che poi vanno meditate. E qua c'ho dell'incenso. Incenso molto costoso, che saranno più di 20 anni che non brucio, in bacchettine molto sottili. E poi qua c'ho un anello che è degli Hopi Kachinas, degli indiani del Nord America. Al collo c'ho un rosario che di solito lascio qua. Qua altre bacchette di incenso, l'incenso, vabbè, braccialetti con lo scarabeo egizio, due scarabei egizi lì. Svastica indù, buddista, jainista, sikh e l'om, simboli universali di pace. Qua di nuovo faccio vedere San Giorgio con il rosario cristiano e la bandiera italiana. Questo sono io, logicamente, che mi sto filmando con tutti i miei rosari e le mie collanine addosso. Per esempio, guardate questo rosario fatto di teschi, rosario tibetano fatto di teschi, che di questi tempi ispira molta meditazione, di questi tempi di quarantena e di Covid-19, di coronavirus. Ci fa ricordare l'epoca medievale europea nella quale si facevano adorni di ossa nelle chiese, nelle cattedrali, nelle catacombe, nelle basiliche. E si facevano anche dei rosari d'ossa per ricordarci la caducità della vita. E di peste nera o bubonica ne sono morte molte di persone nel Medioevo, quindi utilizzavano, riciclavano le ossa. Magari non avevano l'idea del riciclaggio, però riciclavano le ossa con tutti i rischi che implicava, perché potevano morire di peste, per fare dei lampadari, dei velieri, degli incensieri, anche degli adorni, dei mobili. Ecco qua, non sapevano dove metterle le ossa e ci hanno fatto degli adorni.
invece di dare sepoltura ai poveri cristiani, li hanno utilizzati come materiale da costruzione, come legna, che magari veniva a mancare la legna, forse è stato per quello. Dovevano bruciare la legna e allora gli alberi, e allora si sono messi a utilizzare per fare mobili e tutto, naturalmente nei luoghi di culto consacrati, degli armadietti per l'Eucarestia, eccetera, fatti con ossa umane, con tibie, con femori, con crani, con tutto. Ecco qui un altro altarino. Ecco qui il mio piccolo altarino nello stanzino. Infatti ci sono delle statue piccoline. Qua c'è incenso, non può mai mancare. Ce n'ho in abbondanza. C'ho una cassa grande di incenso proprio. L'ho accumulato in anni come ho accumulato i libri. Poi c'è una Vergine Maria fosforescente, non so se si apprezza. Eccola qua. Un vasetto dei fiori cinese di quarta, una lampada per candeline da notte, il Vajra, la saetta. Questa appartiene alla campana da Gandhara. Questo Vajra è un gioco, mentre l'altro è indipendente, avrebbe dovuto avere il manico così. Questo me l'hanno regalato, questo l'ho comprato io a Porta Portese. E fa questo suono la campana tibetana. Che vibra. Purtroppo io non la so suonare bene. Sembra che si prenda da qua. Qualcosa del genere. Notate come il riverbero del suono duri a lungo. E poi qua c'ho delle statuine piccoline che devo riordinare, ma si sono girate, ma fa niente, come potete vedere. Di Buddha. Ci sono i Buddha della fortuna, due qua, poi c'è un Buddha invece che pare che non è della fortuna. Poi qua c'è un'immagine che non è proprio un Buddha della fortuna, è una figura cinese. Qua un altro Buddha che non so se è della fortuna, se la porterà lui stesso la fortuna. E qua ci sono il principio yin e yang, credo, taoisti. Infatti questa sembra, non mi ricordo esattamente chi, mi sembra Wang Chi Yin Pu Sa, che è la versione cinese di Avalokiteshvara. E questo mi sembra un saggio con la barba. Forse sono due degli 8 immortali taoisti. Ma se sono buddisti non so chi dirvi, forse la versione cinese delle divinità del Mahayana e del Tantrayana, forse, forse sì, forse no. E dietro ci sono io perché l'armadietto cinese c'ha uno specchio, come potete vedere, vi sto parlando. Poi basta, non c'è più niente. Questo è il mio templietto nello stanzino, nello stanzino. Quindi questo è tutto, care amiche ed amici. Ho fatto nel giro di 2 giorni 2 video. Dopo 19 giorni, beh, con oggi 20 giorni, che non facevo più un video. Anteriormente non avevo fatto un video in 20 giorni. Poi ne ho fatti tanti perché ho editato dei video che già avevo, vecchi. E quindi non, per 20 giorni non ho più editato. Ma come vi ho detto ieri, questo video non so se lo pubblico oggi o se lo pubblicherò
in seguito mi demotiva, a parte tutto questo stato di quarantena, il fatto che ogni volta che faccio un video c'ha 20, 30, 100 visualizzazioni. Se voi vorreste vedere più video miei, condividetelo. Dobbiamo superare le 1000 visualizzazioni tutti insieme. E allora sarò molto felice di fare decine di video. Perché io ho visto che quando facevo, c'avevo un trend di 3-4 video alla settimana, addirittura con più qualche diretta, e ricevevo appena 30-40 visualizzazioni. Allora mi dedico a un'altra cosa, come per esempio a leggere, a meditare e a praticare yoga, che purtroppo mi è venuta la borsite nelle ginocchia perché non pratico più esercizio fisico come un tempo. E invece devo praticare esercizio fisico. Una volta riuscivo a incrociare le gambe e adesso no, quindi devo fare più ginnastica, altrimenti sono 3 anni che per fare video non faccio nulla, capito? E voi mi dovete incoraggiare, altrimenti lascerò prima o poi. Allora, condividete questo video con quante più persone possibili, fate aumentare le visualizzazioni anche al video fatto ieri. Io non so se lo editerò e pubblicherò oggi o aspetterò il fine settimana, perché voglio che l'altro video abbia visualizzazioni. Infatti, io ho scoperto che ogni volta che pubblico un video e lascio passare del tempo, c'è qualche visualizzazione. Altrimenti un video offusca l'altro, un video fa competizione all'altro, un video fa concorrenza all'altro e alla fine mi faccio concorrenza da solo perché vanno tutti a guardare l'ultimo video. Se io ne faccio 3 la settimana, magari mi guardano il fine settimana e guardano l'ultimo e commentano l'ultimo. E allora che li ho fatti fare i 3 precedenti, i 4 precedenti? Mi sveno, mi scanno solo perché guardino l'ultimo e allora ne faccio uno a settimana o uno ogni 15 giorni. Purtroppo a volte passano 20-25 giorni. Allora mi raccomando, guardate questo video, tutti quanti i video miei po che potete, ma non limitatevi a guardarli, commentateli pure se potete e dategli like. E con questo vi saluto. Forse il fine settimana farò un altro video, forse no, chi lo sa, forse pubblicherò questo. E vi lascerò anche qui sotto le reti sociali come TikTok, Like, Vigo Video, Dumb Bash. Vediamo se posso, perché vorrei che mi seguiste anche lì. Ciao cari amiche e cari amici, prima che il video si faccia troppo lungo per editarlo, vi lascio. Arrivederci e grazie. Dal vostro Santen Chan. E guardate, nella descrizione del mio canale per sapere quante sono le reti sociali nelle quali sto, quali sono, quante sono, e guardate in community per leggere i miei messaggi, che ne manderò diversi. Poi ne ho fatti tantissimi di messaggi in community, quindi non lasciate di seguirmi anche lì. Ciao. E di rispondermi e di commentare, per favore, eh? Ciao.